In occasione della giornata dei disturbi del comportamento alimentare, al parco Lavino di Scafa è stata inaugurata, sotto la pioggia, una panchina lilla realizzata dall'artista Rosa Cococcia. L'iniziativa è stata ideata dai genitori di alcuni adolescenti che soffrono di anoressia e che per la cura di questo disturbo alimentare si sono dovuti rivolgere a centri specializzati fuori regione. I genitori della Val Pescara chiedono centri di cura specifici anche in Abruzzo, una problematica che ci rende sensibili e partecipi, ha detto il sindaco di Scafa, Maurizio Giancola. Questo è un messaggio di unità che il nostro paese sta ricevendo da questo gruppo di famiglie. Queste sono problematiche che fortunatamente si è riuscita a risolvere in parte grazie all'Unione. Ed è un messaggio ad essere uniti e la cosa pubblica deve essere sensibile a ogni problematica. A Scafa a breve nascerà anche un nuovo distretto e quindi questa la partenza deve essere una partenza che deve inglobarla anche dentro questo distretto perché la problematica è importante e io ho cercato di essere, oltre che sensibile, partecipe nel cercare di risolvere, sensibilizzare delle autorità sovraccomunali. E quindi capisco bene il problema che fortunatamente oggi riusciamo avete superato, siamo riusciti perché io sono anche partecipe contento della contentezza che voi famiglie avete superato questo problema. E sabato prossimo, sempre a Scafa, si terrà un convegno sul tema tra i relatori l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il direttore generale dell'ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi, il professor Giustino Parruti, altri dirigenti medici. Ci vediamo sabato per il convegno dove ci sono le autorità, potete esporre tutte le domande, le problematiche per tagliare e semplificare quella che è oggi la mobilità passiva. La mobilità passiva è quello strumento economico che crea deficit all'Abruzzo e si va fuori regione.